prima e l'ultimo discorso. Consiglieri di maggioranza, assessori alla mia destra. Le autorità alla mia sinistra, loro si sono già disposti. Ma ancora è sempre stato così, non è curioso, non è così sempre. Ma dopo quando le mattina perché ce n'è uno, non si può fare. Buonasera a tutti, grazie di essere qui oggi in questo momento molto importante per me e per la nostra amministrazione comunale. Per me e per noi della nostra lista civica è anche un momento di bilancio. Siamo proprio a 4 anni dall'inizio di un'esperienza che è proprio cominciata in questa piazza. Proprio 4 anni fa, in questi giorni, lì davanti, ci insediavamo con il Consiglio Comunale e abbiamo fatto proprio in quel giorno il Consiglio Comunale aperto. E c'era tanta gente come oggi. In questa piazza ho vissuto momenti di gioia, come l'apertura del Palio nel 2016, l'inizio della nostra esperienza amministrativa, l'accoglienza della Madonna di Fatima, momenti anche di dolore, quando ho dovuto prendere come scelta forte, coraggiosa, ma dovuta, quella di abbattere questo edificio che oggi non vedete più qui alla mia sinistra, che mi è costato qualche minaccia di morte. Però sono convinto di quello che ho fatto, anzi, siccome il tempo è galantuomo, oggi tutti mi stanno dando ragione. Questo era un edificio fatiscente e non poteva rimanere. Anzi, in questo modo, con la mia scelta allora, che sembrava coraggiosa e a volte anche poteva sembrare avventata, ma sicuramente abbiamo salvato la vita di alcune persone. Oggi però siamo qui